Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete su Sardinia World, il canale dedicato al combattimento, alla rievocazione, alla storia e all'archeologia. Oggi vi parlerò di questo oggetto, qui ricostruito e spiegato. Basato su una ricerca fatta molti anni fa, questa idea, questa ricostruzione, nasce da un articolo e un documentario fatto da Giacobbe Manca, un famoso archeologo del centro Nord Sardegna, e tra l'altro allievo di Lillio, che fece una ricerca su un dettaglio particolare della costruzione dei murali denominato fori pontai. Questi fori pontai sono, in questo caso, potete vederne uno, di fori realizzati nel paramento esterno, nella muratura del nuraghe, di cui non si capiva fino a pochi anni fa la funzione. In questo documentario, Il racconto dei nuraghi di Giacobbe Manca, testo scritto da Giacobbe Manca e diretto da Ignazio Figu, praticamente l'archeologo espone questa idea di una rampa lignea esterna all'uraghe che presumibilmente veniva adoperata per la sua costruzione. Può ipotizzare che venisse anche tenuta dopo la costruzione, ma magari parleremo dopo di questa ulteriore ipotesi. Il nostro studio, basato su quelli di Giacobbe Manca, si inserì su una diatriba intercorsa tra l'archeologo e un famoso docente in architettura. Giacobbe Manca ebbe modo di discutere con il Lanner in diverse occasioni, in diversi convegni, e praticamente il Lanner contestava a Giacobbe Manca, che lui asserisce di non aver mai affermato questo, che i fuoripontai permettevano l'inserimento di travetti di dimensioni insufficienti a sostenere il carico di pietre, insomma di conci, per la costruzione del nuraghe e che quindi non servissero a questo scopo. Franco Lanner espose questa sua perplessità in alcuni articoli e nel suo libro più famoso, A Cabbadora, Tecnologia delle costruzioni nuragiche. Un titolo che fa capire come l'autore voglia mettere fine a qualsiasi disputa sulla realizzazione dei nuraghi, sulle tecniche costruttive dietro ai monumenti, a queste torri eccezionali, ma che in realtà poi, come rispose in una replica sulla rivista Sardegna Antica, chi è abbonato può la conosce bene, come scrive Franco Romagna in una risposta, in una recensione del suo libro, in effetti questo libro non mise affatto fine alle diatribe su come erano realizzati i nuraghi. E su questa discussione ci siamo inseriti noi con un articolo uscito diversi anni fa ormai, chiamato Fori pontai de nuraghes e paramenti murari di Sandro Garau e Alessandro Azzini. Questo articolo, questa ricerca si trova nel numero 46 di Sardegna Antica, però può essere scaricato liberamente in internet, avendo ormai diversi anni. L'articolo, lungo diverse pagine, analizza ed esplora questi misteriosi fuoripontai con una serie di misure e di tabelle che fino ad allora non erano state realizzate da nessun altro. Ed è corredato da una serie di grafici e di disegni che mostrano quali fossero realmente le profondità e le misure di questi fuoripontai. Grazie a metodi non invasivi, quindi un semplice telemetro o laser, abbiamo misurato questi fori e effettivamente i fori non si presentano come invece sosteneva il Lanner. E anzi, Lanner ipotizzava che i fori dovessero avere una certa dimensione e una certa profondità per contenere le già citate travi da inserire all'interno, e infatti i fori presentano esattamente queste misure. Dopo questo articolo,
la vera novità, che in realtà non è una novità perché anche Giacomo Manca fece realizzare un modello della sua idea, la novità in questo caso è la ricostruzione del modello di nuraghe. In questo caso stiamo parlando del nuraghe Corbos. A parer mio, dei nuraghi più belli che abbiamo in Sardegna. Purtroppo, come si vede in questa parte, questo non è l'ingresso, ma è il foro che fecero i tombaroli per poter accedere all'interno del nuraghe, in quanto l'ingresso, evidenziato dalla presenza del cosiddetto finestrino di architrave, era praticamente sepolto, quindi inaccessibile. Però poi i tombaroli realizzarono questo buco, questo sfondamento nel paramento, per accedere poi alla camera e probabilmente effettuare degli scavi clandestini, quindi degli scavi illegali. La cosa interessante di questo nuraghe, come di altri nuraghi che presentano questo dettaglio, è la presenza dei fori pontai. Quindi parliamo di nuraghi come il Lure di Sedilo, il Lighei, il nuraghe Ortei di Paolo il Lattino, il nuraghe Nieddu di Codrongianus, il Busoro, sempre di Sedilo, e tanti altri, tra cui anche il famosissimo Santo Antino di Torralba, che presenta questi fori non come molti potrebbero pensare, i fori per illuminare la scala a spirale che si sviluppa all'interno delle nuraghe, ma per ospitare queste travi che probabilmente erano utili per la costruzione del nuraghe stesso. Ovviamente in monumenti complessi come il Santo Antino di Torralba questo non si può valutare appieno, perché sono presenti le murature dei cosiddetti bastioni che vanno ad addossarsi alla muratura della torre principale o arcaica, quello che il Liliu chiamava mastio, un termine ormai caduto in disuso, e quindi non si possono più effettivamente vedere. Possiamo ben capire che questi fori non sono in realtà le aperture per illuminare la scala del nuraghe. Cosa interessante da valutare in questa ricostruzione? Beh, la cosa interessante è che se non fosse stata fatta la realizzazione non avremmo potuto vedere alcuni dettagli assolutamente peculiari che permette invece un modello. Questo modello in particolare è stato realizzato dal signor Efisio Busonera, un famosissimo modellista, famoso soprattutto per i suoi casotti del poeta, perché ricostruisce i casotti del poeta. Il modello non è inventato, perché è esattamente la copia del nuraghe Corbos. Da una decina di fotografie scattate a 360 gradi è stato possibile, realizzando un modello in scala, quindi con le giuste proporzioni rispetto alle misure prese realmente, del diametro allo svettamento, del diametro alla base, dell'altezza, è stato semplicissimo realizzare un modello assolutamente aderente all'originale, poiché con l'altezza e il diametro allo svettamento e il diametro alla base si unisce la parte più esterna del diametro con la parte più esterna del diametro superiore, e si ottiene in questo modo, avendo l'altezza, anche l'inclinazione della torre. Quindi l'inclinazione è perfettamente aderente alla torre originale, sono aderenti anche le posizioni dei fori, non è solo stato misurato l'ampiezza, la profondità, la larghezza, l'altezza del foro, dei fori, ma sono state misurate le varie posizioni relative rispetto all'altezza del terreno, tra foro e foro, e insomma, si è ottenuto così una griglia, una perfetta ricostruzione di come siano posizionati questi fori della torre. Questo modello, con tutta l'impalcatura finale realizzata sopra, precedeva un modello semplice in cui era esattamente la copia di quello che si può vedere andando a visitare il nuraghe Corbos, cioè una torre con dei fori nella muratura esterna. I fori sono stati riempiti con le famose travi di cui parlavamo prima e posti a queste posizioni regolari ci possono far capire come fosse effettivamente possibile realizzare una rampa in legno con anche una determinata inclinazione, che possiamo vedere non è eccessiva, che potesse essere effettivamente utile
per trasportare i conci per la costruzione del monumento, che ricordiamo, più si sale e più diminuiscono di dimensione, e quindi realizzare la torre completa. Per quanto riguarda i fuoripontai nei nuraghi, per adesso è tutto. Seguirà probabilmente in futuro un ulteriore video relativamente ad alcune nuove scoperte che sono state fatte grazie alla realizzazione di questo modellino, che ci ha permesso di vedere dettagli che prima non avevamo assolutamente notato. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato istruttivo e in qualche modo anche divertente. Per seguirci riguardo le nostre attività, trovate l'associazione Impronte di Storia su Facebook o l'associazione Gruppo Ricerca Sardegna sempre su Facebook. Un caro saluto, a presto, ciao!